chiudono ufficialmente con il taglio della torta in compagnia dell'attore Francesco Testi, festeggiamenti per l'undicesimo anniversario del centro commerciale Pegaso. Tante le iniziative che hanno coinvolto gli utenti del centro l'intera settimana, come i diversi tornei organizzati dalla Federazione Italiana Calcio Balilla e la possibilità di vincere buoni spesa per lo shopping. Io ci sono già stato l'anno scorso, quindi la conosco, è una bellissima struttura, soprattutto la gente mi piace, ecco vedi. La Campania è una piazza per me felice, sono molto amato, io amo la Campania, la gente campana, sono tutti molto calorosi, sono contento di questa accoglienza. Siamo stati circa una settimana al PEGS dove abbiamo fatto circa 1000 iscrizioni, la media, dove abbiamo avuto un grande risultato soprattutto di tutte le fasce età, dai ragazzi agli uomini, alle donne, ai diversamente abili, ma soprattutto abbiamo avuto la presenza di tante famiglie dove abbiamo visto tutta la famiglia attorno a un tavolo. Poi abbiamo voluto praticamente fare un piccolo mini torneo su il tavolo 11 contro 11 dove praticamente non abbiamo fatto nient'altro che imitare il calcio. Oggi volgono al termine i festeggiamenti dell'undicesimo anniversario del centro commerciale Pegaso. Volevo ringraziare innanzitutto i Made in Sud, nello specifico Enzo e Sal, che ci hanno accompagnato in divertenti gag e sketch qui al centro commerciale. Poi la Federazione Italiana Calcio Balilla, che ci ha accompagnato per una settimana consentendo alla nostra clientela di sfidarsi in avvincenti gare con dei calcio balilla professionisti. E poi volevo ringraziare anche Francesco Testi, che è oggi qui con noi per chiudere i festeggiamenti dell'anniversario del centro commerciale. In ultimo, ma non per minore importanza, la nostra clientela che comunque ci ha assistito ed è stata qui presente in tutte le manifestazioni del centro commerciale e che ci accompagna sempre in tutti gli eventi.